cari pellegrini, il cammino dei tre sentieri, oltre alle cosiddette soste che sarebbero degli articoli, quindi degli scritti relativamente brevi, e alle soste video che sono dei video anch'essi relativamente brevi, offre periodicamente, con una periodicità che non è stabilita, non è definita, delle cosiddette tappe, che sono invece degli scritti un poco più lunghi. Capirete che questa terminologia soste, tappe, ovviamente è mutuata dal pellegrinaggio, dall'esperienza del pellegrinaggio, perché il cammino dei tre sentieri si chiama appunto così proprio perché vuole riproporre quello che è un po' un elemento fondamentale della verità cattolica, cioè il fatto che la nostra vita è appunto un pellegrinaggio per andare verso, per cercare di conquistare la nostra vera patria, che è ovviamente il cielo, che è il paradiso. Ebbene, in questi giorni il Cammino dei Tre Sentieri offre una tappa che è costituita da 29 passaggi su Santa Marta, perché il 29 luglio la liturgia ci offre il ricordo di questa santa, Santa Marta, la sorella di Maria, a sua volta sorelle di Lazzaro. E il titolo della tappa è L'affanno di Santa Marta, prefigurazione dell'errore moderno. Ovviamente voi troverete, cari pellegrini, lo scritto di questa tappa, però io voglio anche offrirvi un commento video a questa tappa, per cui io leggerò questa tappa e ve la commenterò. Chiaramente, essendo una tappa, avremo dei tempi un po' più lunghi rispetto alla sosta, alle solite soste video. Allora, iniziamo col primo passaggio. Primo passaggio che ci offre proprio ciò che San Luca ci racconta al capitolo decimo. Marta accolse Gesù nella sua casa e l'aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi, pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta». Capitolo decimo di San Luca, versetti dal 38 a 42. E allora chiediamoci, dice il secondo passaggio della tappa, cosa rimproverò Gesù a Marta? Il fatto che stesse lavorando? Il fatto che volesse riordinare e preparare qualcosa che pur la situazione imponeva che si facesse? No. La risposta sta in un riferimento che Marta stessa fa. Ella chiede a Gesù di rimproverare la sorella Maria che stava lì, ferma, contemplando Gesù. E il Signore dice a Marta di non affannarsi, ma non solo, di capire che la sorella in quel preciso momento, stando ferma, stava operando, scegliendo la cosa più importante. Quindi attenzione che Gesù in realtà non è che, come dire, rimproveri Marta semplicemente perché Marta si dava da fare. In quel preciso momento era anche necessario che forse qualcuno si desse da fare, anche visto poi l'importanza del personaggio che si ospitava. Quindi il darsi da fare per un personaggio che arriva nella propria casa significa anche onorare quel personaggio. Ma perché Gesù rimprovera Marta? Perché Marta aveva detto a Gesù: guarda, io sto lavorando e mia sorella Maria invece non si sta dando da fare, ti sta contemplando, sta lì, ti ascolta immobile, estasiata, e Marta vuole che Gesù rimproveri Maria. E allora la risposta di Gesù è un rimprovero a Marta, ma perché Marta aveva preteso in un certo qual modo condannare, certo il verbo è un po' altisonante, ma comunque insomma mi capirete, aveva in certo qual modo voluto condannare l'atteggiamento di Maria. E Gesù dice che in realtà Maria Maria, ma vede,
Gesù dice: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agi di molte cose, ma una sola cosa, di una sola cosa c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore. Tu pretendi che io rimproveri Maria, ma in realtà tra te e Maria, Maria si è scelta la parte migliore. Allora, dice il terzo passaggio, si sbaglierebbe dunque se si pensasse che Gesù abbia voluto condannare l'agire, il fare, il preparare, il programmare. Se così fosse, dovremmo buttare a mare le radici stesse della civiltà occidentale. Intendiamo la civiltà occidentale autentica, non quella della deriva individualistica moderna. E dice il passaggio 4, io le unifico questi due passaggi perché sono contenutisticamente legati. Dice il passaggio 4, se Gesù avesse voluto condannare l'agire, verrebbe smentito anche il grande principio benedettino dell'ora et labora. Quindi Gesù non è che condanni l'agire, non è che condanni il fare, non è che condanni il programmare. E dice la tappa, se così fosse, le radici stesse della civiltà occidentale, che sono radici cristiane, è chiaro che qui la tappa ci tiene a precisare quando parliamo di Occidente dobbiamo intendere bene che cos'è l'Occidente, cioè non l'Occidente efficientistico, l'Occidente individualistico, che purtroppo attuale, che costituisce una deriva in negativo di quelle che sono le radici dell'Occidente stesso. Ma è evidente che l'Occidente si è costruito su un presupposto cristiano che è appunto quello dell'ora et labora benedettino. Ricordiamo sempre, c'è un articolo si può ricercare nel sito del Cammino dei Tre Sentieri, che noi traduciamo l'ora et labora in prega e lavora, prega e lavora. Però tenete presente che questo labora viene dal labor latino, che non significa semplicemente il lavoro, ma significa la fatica fisica, perché poi nel mondo latino il lavoro, anche quello intellettuale, eccetera, veniva definito come negozium, nec ozium, cioè negazione dell'ozio, assenza di ozio. Quindi, per esempio, i monaci benedettini che facevano gli amanuensi e che trascrivevano, e grazie a loro ci sono arrivate le opere del mondo classico, ma in realtà l'attività intellettuale rientra nella preghiera, cioè rientra nelle attività spirituali. Quindi, quando San Benedetto dice il monaco deve pregare e lavorare, per lavorare intende proprio la fatica fisica, il sudore, disboscare i terreni, zappare la terra e via discorrendo, cioè proprio il lavoro manuale. In questo San Benedetto sdogana il lavoro manuale, elevandolo a lavoro che riesce a procurare la propria santità. Tenete presente che nel mondo antico, nel mondo pagano, il lavoro invece, la fatica fisica era qualcosa di negativo che dovevano fare solamente gli schiavi. Questo perché? Perché la concezione antropologica del mondo pagano è una concezione ancora dualistica, spiritualistica, per cui fondamentalmente il corpo non è parte integrante della persona umana. Nell'antropologia cristiana invece il corpo diventa parte integrante della persona umana e diventando parte integrante della persona umana, ecco dunque che l'uomo si santifica tanto con l'attività intellettuale quanto con l'attività anche manuale, corporale. E quindi, tornando alla tappa, Gesù non è che condanni in linea di principio l'agire e il fare, l'agire e il fare. E dice il passaggio 5, tenete presente che i passaggi della tappa sono 29, dice il passaggio 5, piuttosto l'episodio di Marta e Maria afferma una verità che non può essere messa in discussione, ovvero che non c'è azione senza contemplazione. Meglio, non può esserci azione seria, giusta e opportuna senza il primato della contemplazione. Ecco, questo Gesù vuole dire e vuole dirci. Ed ecco perché Gesù rimprovera Marta. L'azione è positiva, però l'azione non deve essere mai disgiunta, non deve essere mai separata dalla contemplazione. Anzi, non solo l'azione non deve essere mai disgiunta dalla contemplazione, ma ci deve essere anche un primato
ontologico della contemplazione sull'azione. Il primato ontologico che non è sempre un primato cronologico, cioè ci sono delle situazioni in cui bisogna immediatamente darsi da fare. Per esempio, non so, soccorrere una persona che è in difficoltà, è evidente che bisogna immediatamente darsi da fare. Quindi ci può essere un primato cronologico dell'azione sulla contemplazione, però c'è sempre un primato ontologico, cioè valoriale della contemplazione sull'azione. Il passaggio 6 ci offre un'immagine. Un'immagine tratta da una celebre opera di Goethe. Quando parliamo di Goethe intendiamo uno dei maggiori esponenti, se non il maggiore esponente del romanticismo letterario. E precisamente il Fausto di Goethe. C'è una scena nel Fausto di Goethe dove il dottor Faust sta leggendo il prologo di San Giovanni. E lo colpisce una frase che è proprio nel prologo di San Giovanni. La frase dice così: in principio era il verbo. Letto poi questo, dopo aver letto questa frase, in principio era il verbo, il protagonista, cioè il dottor Faust, chiude violentemente il libro, sbatte anche il pugno sul tavolo e poi afferma: non è possibile questo, in principio deve essere l'azione. Allora vedete che cosa significa che in principio è il verbo? In principio è il verbo significa che in principio è il logos, è la verità. E invece Faust dice non è possibile questo, perché all'inizio di tutto non ci può essere la verità, ma all'inizio di tutto ci deve essere l'azione, ci deve essere l'agire. Infatti il romanticismo che cos'è? Cari pellegrini, se non un primato dell'azione rispetto al vero, un primato anche del sentimento rispetto al vero. E vedete, dice il passaggio 7, e questo è il manifesto non solo del romanticismo, ma di tutta l'eresia moderna, di tutto l'errore della modernità, cioè il primato della prassi sull'essere. Dell'agire sulla verità, dell'agire sul vero. E vedete, qui apro una parentesi. Nel cosiddetto Betus Ordo, no? Nel rito romano antico, nel rito gregoriano, in quello che possiamo definire anche come la messa di sempre, perché sapete molto bene che la riforma tridentina in realtà è stata appunto una riforma, cioè non una rivoluzione, ma il canone fondamentalmente alle radici apostoliche. Ebbene, nella messa cosiddetta tridentina o nel rito romano antico c'è poi il Vangelo finale dopo la distribuzione dell'Eucaristia, che è appunto il prologo di San Giovanni. E quanto è stata profetica questa scelta? Perché il prologo di San Giovanni è un vero e proprio manifesto contro l'errore della modernità. Perché tutta la modernità si è costruita, adesso poi lo vedremo continuando a leggere, ve lo anticipo, la tappa, tutta la modernità si è fondata su una sostituzione del primato della verità con qualche altra cosa. Non esiste un primato del vero, ma esiste un primato di qualcos'altro rispetto al vero, rispetto al vero. E dice il passaggio 8: si badi bene, e anche questa è una sorta di metafisica, cioè la modernità di fatto demolisce la metafisica, perché la metafisica è lo studio dell'essere in quanto essere, e quindi lo studio del fondamento, e quindi il primato del vero. Però vedete, anche la modernità, in realtà, pur essendo strutturalmente antimetafisica, propone una falsa metafisica, che ovviamente non è quella vera dello studio dell'essere in quanto essere, bensì dell'agire in quanto agire. Tutto è azione e nient'altro che azione. Nulla può esserci al di fuori dell'azione.
e di conseguenza l'azione si giudica attraverso l'azione medesima. L'atto non va giudicato, dalla verità, ma è l'atto stesso che si deve autogiudicare. L'atto stesso che si deve autogiudicare. E così, vedete, si genera l'affanno. Proprio quell'affanno che Gesù rimprovera a Marta, quando Gesù dice: tu ti affanni, ti preoccupi, non ti occupi delle cose, ma ti preoccupi delle cose. E dice il passaggio 10: l'affanno è quando il respiro si fa pesante, faticoso e gonfia il petto, e quando il respiro si fa appunto affannoso. Il respiro non si può sopprimere, è talmente fondamentale che permane anche a livello di incoscienza o di immaturità di coscienza. I bambini appena nati subito respirano. Se non si respira si muore, perché il respiro è ciò che lega costitutivamente alla vita. Di un uomo appena morto, infatti, si dice non respira più. Dunque, essendo il respiro ciò che lega la vita, quando esso si fa affannoso, il vivere stesso diviene problematico. Meglio, l'agire diventa faticoso, se non impossibile. Quando non si è allenati o si è eccessivamente in sovrappeso, si fa grande difficoltà a salire lunghe scale o inerpicarsi per una ripida discesa. Ecco dunque l'affanno, che non è il semplice respiro. È il respiro che si fa faticoso, il respiro che si fa opprimente, il respiro che in un certo qual modo anche impedisce di agire e di agire con calma. E allora dice il passaggio 13, siamo quasi a metà della nostra tappa, dice il passaggio 13, torniamo a Gesù e a Marta. Gesù rimprovera Marta di non affannarsi. È un rischio che ella sta correndo non solo perché si dà freneticamente da fare, ma soprattutto perché non ha capito che in quel momento c'è una cosa più importante da compiere, che è il contemplare. Contemplare Dio che è nella propria casa, che è a pochi centimetri da sé. Voi immaginate, cerchiamo di fare questa composizione di luogo ignazianamente e di immaginare la scena. Marta e Maria che sono davanti a Gesù, ma Gesù chi è? Gesù è Dio. E quindi hanno la possibilità di stare a pochi centimetri da Dio. Hanno avuto l'onore straordinario, immenso, che è quello di avere Dio nella propria casa, di avere Dio incarnato nella propria casa. È chiaro che qui c'è un obbligo della contemplazione rispetto all'azione. E in questa contemplazione, dice il passaggio 14, della presenza di Dio nel proprio luogo e dinanzi a sé, c'è la soluzione affinché si possa scongiurare l'affanno, cioè il rapporto problematico con le faccende da compiere. Passaggio 15, è proprio privilegiando questa contemplazione che poi si riesce a dare senso a tutto ciò che si può e si deve compiere. Senza la contemplazione, dice il passaggio 16, l'agire si svuota, nel senso che rimane come una bella, elegante scatola, ma in cui dentro non c'è nulla. E vedete, qui ci viene da pensare, cari pellegrini, al nostro mondo. Adesso lasciamo, così mettiamo tra parentesi quello che è accaduto negli ultimi mesi, dove il mondo, in un certo qual modo, almeno la nostra società italiana, si è bloccato, si è fermato con il lockdown. Ma mettendo da parte questa parentesi, il nostro mondo è un mondo pieno di affanno, pieno di agire. Ci si sveglia presto la mattina per andare a lavorare. E poi si pensa ad accumulare, si pensa a fare affari, si pensa a questo, si pensa a quest'altro, però sfugge poi il significato del perché si fanno questi sacrifici, il significato del perché si operano queste fatiche. E allora vedete, è come se ci trovassimo dinanzi ad una bella scatola. Una scatola incartata con una fine carta. Con una carta molto bella, un bel fiocco, poi andiamo a aprire, a scartare,
questo dono, apriamo la scatola e non troviamo nulla. Molto bella la confezione, ma dentro non c'è nulla. Il passaggio 17 ci offre una citazione di Ugo di San Vittore. Siamo nel pieno del Medioevo. Ugo di San Vittore nacque nel 1096 ed è morto nel 1141. E Ugo di San Vittore afferma: la preghiera cerca, la contemplazione trova. Vedete come, pur essendo molto sintetica, quante cose ci dice una frase di questo tipo. La preghiera cerca, la contemplazione trova. Potremmo dire in questo caso che la contemplazione scopre l'essenza del reale, ed è da questo, dal centro, che poi il contorno diviene percepibile e soprattutto comprensibile. Contemplare Dio significa mettere Dio al centro di tutto, e poi attraverso questo mettere Dio al centro di tutto diventa tutto il contorno diventa comprensibile. Infatti nel passaggio 18 la tappa fa un riferimento all'ottica. Nell'ottica avviene un processo chiaro, ci dice la tappa. Per osservare l'interezza di un oggetto bisogna guardarlo al centro. È un processo istintivo di cui non ci accorgiamo facilmente. Se poi dinanzi ad un oggetto proviamo a chiudere un occhio, ci accorgiamo che l'oggetto si sposta verso destra o verso sinistra. A seconda quale occhio decidiamo di utilizzare, ritornando poi alla visione bioculare, l'oggetto si centra e diviene tutto più chiaro. Ecco, se mettiamo questa penna dinanzi e io faccio e chiudo l'occhio destro, vedo spostato a sinistra la penna. Oppure faccio il contrario, mi si sposta la penna. Che cosa succede quando noi osserviamo bene, così come natura esige, cioè con entrambi gli occhi? Che noi guardiamo il centro, e proprio perché guardando il centro ci diventa poi tutto chiaro. E questa è la contemplazione. Contemplare Dio significa mettere Dio al centro di tutto. Ed ecco perché, vedete, il Medioevo, la società cristiana medievale era teocentrica. Ma il fatto che fosse teocentrica non significa che non si interessasse delle altre cose, ma cercava di leggere tutto alla luce della centralità di Dio. È la famosa reductio ad unum, no? Delle arti del trivio e del quadrivio. La reductio ad unum, la teologia, quando per esempio si dice scioccamente, no? A proposito della filosofia, diceva i medievali svalutava la filosofia. Non era svalutata assolutamente dai medievali, tanto è vero che è stato solamente il pensiero medievale a mettere in evidenza il fatto che tra ragione e fede non ci dovesse essere contraddizione, contrapposizione. Ma prima di tutto si valorizzava la filosofia dicendo che cosa? Che la filosofia svolge una funzione ancillare, cioè introduttiva, propedeutica alla teologia. Ma perché la teologia veniva intesa come la regina di tutte le scienze? Non perché non fosse giusto e non fosse opportuno studiare anche le altre scienze. Noi abbiamo grandi teologi che erano anche dei grandi scienziati. Mi viene da pensare a Sant'Alberto Magno, che non a caso era proprio un ottico, insomma, studiava questo ramo della fisica. Ma dicevo, era anche un naturalista Sant'Alberto Magno, ma dicevo, il fatto che la teologia fosse, venisse intesa come la regina di tutte le scienze, è perché proprio alla luce di Dio bisognava studiare e soprattutto capire, comprendere, dare un significato a tutto il reale e quindi alle altre scienze. Dice il passaggio 19: la contemplazione è una questione di desiderio di pienezza, di sguardo finalmente completo. Ecco, di sguardo finalmente completo, che cosa significa? Significa, cari pellegrini, che noi molto spesso abbiamo uno sguardo incompleto.
Dice: ma io ho 10 decimi. Capite bene che non è questo a cui faccio riferimento. Si possono avere anche 10 decimi e avere uno sguardo incompleto. Si può essere anche, Dio non voglia, senza vista e non vedenti e avere uno sguardo completo. Sguardo completo significa avere la capacità di leggere significativamente tutto. Che cosa voglio dire con questo avverbio significativamente tutto? Significa, chiedo scusa il gioco di parole, che tutto deve rientrare in un significato, ma non il significato spicciolo, non il significato quotidiano, non il significato dell'ora per l'ora e del minuto per minuto. Il significato generale, che vada oltre la dimensione dell'hic et nunc, perché noi ricerchiamo, abbiamo bisogno, costitutivamente bisogno, di andare oltre questa dimensione dell'hic et nunc. Passaggio 20. Prima abbiamo fatto cenno all'errore della modernità e abbiamo detto che esso sta fondamentalmente nella pretesa di negare la priorità della verità, negando in tal senso un'altra priorità, quella della contemplazione sull'agire. Ebbene, l'affanno di Marta è lo stesso affanno che fonda in un certo qual modo i secoli dell'apostasia moderna e soprattutto dei nostri tempi. Passaggio 21. L'affanno è l'agitazione che prende quando, invece di dominare, si è dominati. Dominati da tutto, anche dalle sciocchezze più evidenti, quando gli idoli del nulla occupano maniacalmente e compulsivamente la mente. È l'affanno moderno per il divenire, lo storicismo, la convinzione secondo cui non è la verità che giudica la storia e deve giudicare il tempo, ma è il contrario, è la storia che partorisce la verità. Per cui quello che è vero oggi, quello che avviene oggi, è vero e può essere anche in contraddizione con quello che veniva giudicato bene, veniva giudicato giusto ieri. E quindi tutto muta, tutto inevitabilmente cambia. E si ammettono, si legalizzano anche le cose più strane. E addirittura chi invece afferma l'ovvio viene considerato come al di fuori della norma, e chi invece nega l'ovvio viene giudicato nell'ambito di una norma che è una norma storicista, di continuo cambiamento. È l'affanno moderno, dice il passaggio 23, per i diritti individuali, l'individualismo. Esistono i diritti individuali e dobbiamo dimenticarci completamente dei diritti di Dio. È l'affanno moderno per la libertà, il liberalismo, una libertà che si autogiudica, non la libertà che serve per raggiungere e finalizzata la verità e che è giudicata dalla verità, no, la libertà come idolo, come Moloch da adorare, la libertà che si autogiudica. È l'affanno moderno per l'economia, l'economicismo, è l'affanno moderno per l'esaltazione del desiderio, il relativismo morale. Qui di esempi se ne potrebbero fare tantissimi, cari pellegrini. E allora dice il penultimo passaggio, passaggio 28, un affanno che ha preso anche la Chiesa di oggi, dove tutto si riduce a fare, ad agire, dove finanche la liturgia si misura dalle innovazioni creative e dal protagonismo dei fedeli. La messa nella mia parrocchia è più bella della tua, perché ci sono canti più belli. Lasciamo stare i canti. Perché il sacerdote ci sa fare, riesce ad attirare di più, quasi come se il protagonista nella messa non fosse Cristo, ma dovesse essere il sacerdote. Ecco, vedete questa sorta di efficientismo stupido, sciocco, che non porta a nulla, che fa perdere il centro di gravità. Ecco lo sguardo incompleto. Ed ecco anche l'affanno. E la tappa si conclude con una citazione, con delle parole del domenicano padre Thomas Tin,
Padre Thomas Tin nacque nel 1950 e morì appena 40 anni a causa di un tumore nel 1990. Pare che lui avesse offerto la sua vita per la conversione del suo paese, che allora era la Cecoslovacchia, la quale era sotto la tirannia comunista. Ebbene, padre Thomas Tin scrive, lui amava molto la liturgia tradizionale e celebrava la liturgia tradizionale. Ebbene, Tin così scrive, la nostra vita, anzi la vita della nostra vita, è la contemplazione del mistero di Dio. Di questo noi viviamo, di questo noi siamo destinati a vivere per tutta l'eternità. Se un'anima mi dice la Trinità non mi interessa, l'aridità di quell'anima è preoccupante. Come? Il mistero di Dio non ti interessa? Ma è spaventoso. Quante persone, mi interrompo un momentino, poi riprendo a leggere le parole di Padre Tin, quante persone dicono, vabbè, ma queste questioni poi di teologia, insomma, sono questioni che a me non interessano. È chiaro che se noi intendiamo la teologia come un prendere in considerazione quello che è scritto in quel determinato libro, dal paragrafo 5 al paragrafo 6, potrei anche capire. Ma non interessarsi della teologia significa non interessarsi di Dio. La teologia è lo studio di Dio, non uno studio comprendente, perché è chiaro che Dio non lo possiamo comprendere totalmente in quanto occorre un altro Dio per comprendere Dio. Solo il Figlio può comprendere il Padre. Solo il Verbo, la seconda persona santissima della Trinità, può comprendere il Padre perché solo l'infinito può comprendere l'infinito. È una conoscenza di Dio, anche se non è una comprensione. È una conoscenza di Dio e la conoscenza di Dio significa che Dio mi interessa. E perché Dio mi deve interessare? Dio mi deve interessare perché Dio è il mio tutto, è il mio centro, è il fondamento di tutto. Allora ecco perché Padre Tina dice: se un'anima mi dice la Trinità non mi interessa, l'aridità di quell'anima è preoccupante, come il mistero di Dio non ti interessa, ma è spaventoso. Guardate i santi in cielo, gli angeli, non finiscono mai di adorare la Trinità Santissima. Quando infatti noi diciamo: ma in cielo che cosa si fa? Non ci si annoia per tutta l'eternità dinanzi a Dio, no, perché contemplare Dio non è mai noioso, perché Dio nella sua infinità è sempre nuovo, è sempre nuovo. La beatitudine eterna consiste, continua Padre Tin, nella visione di Dio, la visione dell'essenza di Dio, non più nell'enigma, nell'oscurità della fede, ma faccia a faccia, vedere il Signore nella sua essenza. Allora ecco, cari pellegrini, come un personaggio come Santa Marta, le parole che Gesù dice a Santa Marta ci possono aiutare a capire meglio i nostri tempi e a poter anche agire meglio come antidoto agli errori dei nostri tempi. Cari pellegrini, vi saluto e buona festa di Santa Marta, ovviamente. E vi ricordo come sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.